questo esperimento, devo dire che la cosa è abbastanza impressionante, nel senso che c'è una buca, potete vedere questa buca profonda quanto? 1,30 m, eccola qua, non c'è assolutamente nulla dentro, Giuca Scasella verrà sepolto in questa buca. Allora, dottore, lei voleva aggiungere qualcosa? Io volevo aggiungere, il significato di questa corda è per qualsiasi emergenza, sì, quindi la teniamo per utilità nostra, e volevo scoraggiare ovviamente chiunque a casa vedesse l'esperimento di ritentarlo, perché questo è il risultato di mesi e mesi di tentativi, insomma, quindi questo ci tengo a sottolinearlo. Ecco, allora è importantissimo questo, cioè nessuna casa deve tentare questo esperimento, perché chiaramente ci vogliono anni e anni e anni di studio, di lavoro, di preparazione. Ve l'ho già detto prima, l'ultimo esperimento addirittura è stato fatto nel 1931. Giucas, tu sei sicuro? Sicurissimo, Mara. Ti do un bacione, mi risarai tu. Io mi sento male. Mara. Devi essere tu. Va bene, mi dai sveglio di Giuca, si svegliati e mi sveglierò poi. Va bene? Stai tranquilla, Mara. Non puoi star male, no, giuro che sto male. Stai tranquilla, ti voglio bene, ti porti tanta fortuna. Va bene, allora cominciamo questo esperimento. Ci vediamo dopo, eh? Io vado a farmi un pisolino, Mara. Colleghiamo i... Sì, colleghiamo i sensori. Ecco, questa è la preparazione. Ecco l'immersione, insomma. La sepoltura. Sì, la fase iniziale è poi quella più importante. Questa è la fase iniziale. Esatto, poi i primi minuti saranno fondamentali, perché lui dovrà raggiungere con l'autoipnosi una riduzione proprio del proprio metabolismo per poter, diciamo, vivere in una regione dove la tensione di ossigeno è notevolmente bassa. Questa è la peculiarità dell'esperimento, cioè conciliare le necessità dell'organismo nei confronti dell'ossigeno e la presenza dell'ossigeno per mezz'ora in questo loculo. Ecco, allora chiaramente ci sarà anche dell'autoipnosi, no? Cronaca, se ne interessa, io sono il figlio di quel Salamini che si è fatto seppellire. Ah, ecco, abbiamo qui anche il figlio del Salamini, che prima io l'ho chiamato in un altro nome, chiedo scusa, sì, no, ho chiamato Pistoletti. Questa è una cosa importante, io penso... Io sono collegata. Ecco, che succede, dottore? Adesso lui sta raggiungendo, diciamo, il massimo della concentrazione. Sta in uno stato di dormiveglia, praticamente. Questi sono dei momenti molto importanti per il signor Giucas, ovviamente. Importante comunque tenere sempre d'occhio il monitor, che come dicevamo in precedenza ci dà delle informazioni sull'attività cardiaca. Sì, comunque impressionante, eh? Beh, indubbiamente. Sì. Impressionante davvero. Ma è terribile questa cosa. Impressionante. Sì. Allora io mi avvicino al dottore, ecco, che cosa succede adesso? Cioè adesso lo coprono completamente di terra? Sì, poi per un fatto anche igienico viene rispremiato chiaramente il volto nei primi centimetri, viene coperto tipo da una tegola, e poi comunque continueranno a porre della terra per completare la fossa. Ecco, questo dovrebbe aver raggiunto già una fase importante del... Sì, ho capito, ma in caso di urgenza, c'è un'urgenza se Giuca si dovesse sentire male? L'urgenza di qualsiasi apparato è sempre poi riferita al cuore, quindi noi con il monitoraggio continuo siamo tranquilli. Sì. Poi ci fosse qualsiasi problema, abbiamo una corda, diciamo un sistema un po' primitivo, però utilissimo, perché basta un tiro, lui ci avvisa, insomma, e agiamo immediatamente, anche perché abbiamo l'opportunità di avere un'ambulanza con rianimatore
a poche decine di metri, insomma, quindi siamo e vogliamo tutelare la salute del signor Giugas nel migliore dei modi, come ovvio. Allora, diciamo che il tempo è di 30 minuti, 30 no? 30 minuti, sì, noi abbiamo già tentato in provincia di Roma, nelle campagne romane, questo esperimento, però non siamo mai arrivati oltre i 30 minuti, diciamo questa è la prima volta che superiamo la mezz'ora. Sono delle apparecchiature, queste indubbiamente all'avanguardia, che come dicevo in precedenza vengono utilizzate e noi le utilizziamo proprio per il monitoraggio e per valutare la performance degli atleti professionisti. Ecco, da questo momento è partito, siamo arrivati a 29 secondi. Il tempo... Ah, pure le pietre sopra mettete. Questo per un fatto di stabilità meccanica. Stabilità meccanica. Mm-hmm. Allora, il tempo è già partito, siamo arrivati a 50 secondi e Giugas dovrebbe rimanere sotterrato per 30 minuti. Un minuto. Allora, pietre, terra, a questo punto Casella è completamente sepolto. Ecco, questo è interessante l'inquadratura che sta facendo la regia in questo momento, dove mette in evidenza tutte le derivazioni, questo è un termine prettamente scientifico, tradotto in parole semplici, ci dà un'idea ben precisa dell'attività cardiaca in questo momento. Come se ci fosse un elettrocardiogramma continuo, no? Esattamente, sì. Esattamente, ci informa anche sulla frequenza e dovremo notare nel corso dell'esperimento una diminuzione della frequenza cardiaca proprio perché il signor Giugas si adatterà a questa carenza di ossigeno. Allora, siamo arrivati a 2 minuti e 38, qui la sepoltura praticamente si sta completando. Durante questa mezz'ora noi ci collegheremo con il dottore che ci darà delle informazioni. Nel frattempo io passo la linea, è veramente impressionante questa cosa. Passo la linea a Stefano Masciarelli dal Teatro del Turismo. Vai Stefano. Sì, siamo tutti pronti per vedere questo grandissimo esperimento in diretta, siamo tutta l'Italia, lì che freme, premiamo tutti, fremono i nostri cantanti, Irene Fargo, Massimo Modugno, buongiorno da Domenica Inn. Come sapete la nostra gara delle canzoni sta avendo un grandissimo successo, tantissime telefonate, è la volta della gara delle canzoni napoletane. Vi voglio ricordare che il servizio è di Telecom Italia e la telefonata è semplicemente gratuita, gratis. Potete telefonare quindi per la canzone che vi stanno per cantare i nostri cantanti di Cetangella Vuia allo 0878
8781. Pensate che Dice Tangella Vuia è una canzone che ha scritto Di Fusco e Falvo del 1930. Mentre invece ascolterete un'altra canzone che si chiama Spingole Francese. Potete telefonare per questa canzone allo 0878 87 82. Vi ricordo la canzone di Salvatore Di Giacomo e di Rico De Leva è del 1888, quasi l'età di Casella. Siete voi che dovete sdrammatizzare, siete voi che dovete telefonare per sentenziare quale sarà la vostra canzone preferita napoletana. Per voi, per noi, per tutti. Succede? Questo libero, questo libero. Madonna. Allora, in questo momento stanno scoprendo, scusa Mario, mi fai vedere Giucas un attimo, ecco qua. Ecco qua. Dottore, sta dormendo? Sta in quello stato di transizione a cui accennavo prima, in precedenza. Siamo sì. In uno stato di ipnosi praticamente. Questa è proprio la campana, avete fatto apposta, la campana proprio allegra, sì. Dottore, come va? Mi dica qualcosa, che sono molto preoccupata. Prima di dare un giudizio dobbiamo far uscire il signor Giucas e fra qualche minuto potremo dare un parere. Va bene. Il fatto che l'attività cardiaca sia buona. Allora alziamolo ragazzi. Viene qui, lui. Dicevo, il fatto che l'attività cardiaca sia buona è una cosa che ci fa stare discretamente tranquilli. Sì. Mamma mia. Attenzione. Via. Pronti. Lasciatelo, grazie. Via, grazie. Ecco, allora vogliamo svegliarlo, dottore? Scusi un attimo. Allora, ecco.
Posso chiamarlo? Sì, provi a chiamarlo. Giucas! Giucas, sono Mara! Giucas! Giucas, sono Mara. Come ti senti, Giucas? Bene. Come ti senti? Bene, mi avete disturbato, dormivo così bene, guarda, stavo benissimo. Incredibile, no, Giucas, mi hai fatto veramente stare preoccupata. Poi mi spiegherai. In trasmissione dirò le sensazioni che ho provato. Dimmi come ti senti, che è la cosa più importante. In piena forma, sto benissimo. Ti abbiamo solo disturbato perché dormivi? Sì, sì, qualche vermicello che mi camminava, ma bene. Come si sta lì sotto? Si sta bene. Poi ti spiego. Tieni, Giucas, questo è per te. Grazie, mi hai fatto stare preoccupata. Grazie a Giucas. Adesso fatti una bella doccia e vieni in studio. Ritornate con noi e ci vediamo dopo, Ci vediamo dopo. A te, Masciarelli, tutto bene qui? Tutto bene da Viale Ceccarini?